Buonasera a tutti. Come sapete, questa nostra serata si inserisce in una serie che si intitola Lezioni di poesia. È un appuntamento che è cominciato proprio il mese scorso con una lezione sulla poesia di Pasolini e questa sera abbiamo con noi Federico Tiezzi che, dopo vi dirò meglio, ma insomma ha lavorato con tre poeti importanti, li abbiamo chiamati i tre poeti divini a proposito di Dante. Quindi questa serata, diciamo, è una serata che celebra, oggi come sapete è la giornata internazionale della poesia, il 25 marzo, quindi fra pochi giorni sarà il Dante Dì. Ne abbiamo approfittato per mettere insieme questi due appuntamenti importanti e per fare una serata di poesia, diciamo, di poeti alla seconda, alla terza, anzi alla quarta, perché appunto ci sono Sanguinetti, c'è Luzzi, c'è Giudici, ma poi su tutti c'è Dante. La serata gode del sostegno del centro del libro della lettura, del Ministero della Cultura. È una serata che appunto parlerà di questo appuntamento che è stata una grande impresa che si deve a Federico Tiezzi e che risale a più di 30 anni fa ormai, cioè esattamente al 1989. Forse saprete già tutti di che cosa si tratta. Nel 1989 Federico Tiezzi, che allora era lo è ancora per carità, un giovanissimo regista, attore, drammaturgo che aveva alle spalle un'esperienza soprattutto di teatro, diciamo, sperimentale, di teatro d'avanguardia con Il Carrozzone, i magazzini, i criminali, poi diventati magazzini, poi diventata la compagnia Lombardi con Sandro Lombardi. Tiezzi a quel tempo ha avuto la proposta di, venuta dal teatro di Prato, Metastasio, di portare avanti una grande esperienza di laboratorio che era stata quella di Ronconi, e da lì nasce l'idea della Divina Commedia, un'idea naturalmente che è una sfida da far tremare le vene e i polsi. E Federico Tiezzi si mette alla ricerca dei suoi poeti, dei poeti che avrebbero riscritto per il teatro le tre cantiche, e da qui partiamo per la chiacchierata con Federico, che ringrazio tantissimo di essere qui con noi. Allora, si parte con ovviamente con l'Inferno, e il primo poeta che viene contattato è Edoardo Sanguinetti. Volevo dire intanto, anticipare, ma poi lo ripeterò per ricordarvelo, che tutta questa impresa avrà una seconda vita, anzi in parte l'ha già iniziata questa seconda vita, che porterà il 29 di marzo, dal 29 al 3 marzo, porterà Il Purgatorio di Mario Luzzi al Teatro Strehler. Ecco. Sì. Quindi l'inizio siamo con Edoardo Sanguinetti. Allora, buonasera. Io sono felicissimo di poter parlare di questa ossessione dantesca che i miei sono di Siena. Il che significa che ho avuto Dante nelle parole che mi venivano dette dai miei genitori. Non so, si passava l'arbia con mio babbo e mio babbo diceva l'arbia è colorata in rosso, oppure si stava, essendo senesi, Sapia Senese era pane di tutti i giorni, si andava in Casentino e allora insomma. Questo Dante, piano piano, era entrato talmente nella mia mente che quando mi fu chiesto di lavorare, di continuare il laboratorio
che Luca Ronconi aveva fatto a Prato e che si chiamava Laboratorio di Prato. Fu un'esperienza magnifica, no? Allora, in cui lo scenografo era Gaio Lenti, in cui lo scrittore era Dacia Maraini, in cui chi parlava di musica era Bado. Ecco, questo. E allora mi chiesero un'idea particolare e io mi dissi, boh, io ho dei sogni assoluti. Uno di questi è la Divina Commedia. Nessuno l'ha mai fatta, si chiama Commedia. Bisogna farla in teatro. E chiesi, dovevo starci 3 anni, quindi era perfetta, o quella o l'Orestea, ecco, c'era poco spazio. E qui invece scelsi appunto la Divina Commedia e la prima cosa che mi venne, che è un testo, secondo me, teatrale, fino dal titolo, Dante lo giustifica in maniera diversa nella lettera a Can Grande, si chiama Commedia perché da un inizio difficoltoso a una fine felice. Questo era il motivo, ecco il motivo per cui si chiama Commedia. E, però in me aveva una risonanza teatrale e la prima cosa non mi spaventava il fatto che ci fossero 500 e più personaggi, che ci fossero 15.000 endecasillabi. Come si fa a tenere dietro a tutto questo? E allora mi venne in mente, che non ci pensai nemmeno di fare io una drammatizzazione delle Tre Cantiche. Mi venne in mente una frase di Cesare Pavese, questa frase che non so dove ho sentito, chi me l'ha detto, dove l'ho letta, che diceva che per accedere all'antico bisognava partire dal contemporaneo. Questo è l'unico motivo per cui, dovendo, come si dice, trasportare la Divina Commedia dal 300 ai nostri giorni, chiesi la presenza di 3 poeti. Ma chi erano questi 3 poeti? Il primo che mi venne in mente fu Edoardo Sanguinetti. Edoardo Sanguinetti è stato il primo nome perché facevo un recital in quel periodo in cui avevo messo insieme Sanguinetti e Testori, Testori Ossamea e di Sanguinetti Laborintus, e ero io l'attore. E in tutte e due ritrovavo una specie di tortura della lingua. E quando c'ha a che fare con la lingua, con il fatto di scartavetrare la lingua, ecco, è una cosa che mi interessa ancora. E Sanguinetti, Mario Luzzi, che per di più era a Firenze, quindi avevo anche una possibilità tecnica, pratica, di incontrarlo più spesso, e poi il terzo poeta, che avrebbe dovuto essere Andrea Zanzotto, e quindi si sarebbe compiuto quest'arco, ecco, che avevo in mente, di rilettura, e che invece poi, infine, fu Giovanni Giudici. Ecco, questi 3 poeti li ho incontrati tutti insieme. Abbiamo lavorato insieme in 3 anni separati e la prima cosa che fu scelta fu qual è il termine teatrale da dare a queste drammaturgie. Non è solo una riduzione che io chiedevo, io chiedevo un testo, un vero e proprio testo. Allora, Sanguinetti aveva già fatto l'Orlando Furioso per Ronconi, spettacolo che chi ha avuto la fortuna di vederlo sa essere uno degli spettacoli fondanti del Novecento, al pari del Giardino dei Ciliegi o di Santa Giovanna dei Macelli di Giorgio Strehler. Ecco, questi qui sono gli spettacoli fondanti del Novecento. Cosa aveva fatto Sanguinetti? Perché gli chiesi questa cosa? Aveva portato dalla terza persona alla prima persona, di modo che un attore potesse recitarlo, e individuò nel monologo, cioè l'inferno divenne una sequenza di monologhi. Tant'è che Dante e Virgilio, che all'inizio straparlano vestiti da clown, con le parole in latino dei primi commentatori della Divina Commedia, questo nel testo di Sanguinetti, dico, in un prologo, oppure che citano parti della lettera a Can Grande, a un certo punto spariscono e vengono sostituiti da una serie, Sanguinetti diceva, sì, è come se cantassero. Sì, in effetti, è una serie di arie, di duetti, di terzetti, e venne fuori
tutti monologhi, la prima opera in cui la terza persona delle descrizioni, per esempio, che Dante fa, penso a Farinata, agli Avelli in cui, con le lucette, con i fuochi in cui si trovano le anime tra le quali c'è Farinata. Portò dalla descrizione, dalla terza persona alla prima persona, ed era un attore in veste di Farinata che recitava, che diceva questi versi di Dante modificati, ecco, modificati. Chiama travestimenti lui. Sì, sì, chiama travestimenti, ma qui ci sono esperti, molto di più di me, di Sanguinetti, ecco. Per cui sì, lo chiama travestimento, ma lui travestiva sempre qualcosa, anche Fausto a un certo punto traveste. Sì, ed era, lavorare con lui è stato più importante che bello, eccoci, perché era un uomo, ci siamo sempre dati del lei, insomma, era una cosa già strana, no? Tu lavori con il tuo drammaturgo, che si chiama Edoardo Sanguinetti, va bene, ma insomma, però ci si dava del lei. L'uomo, insomma, la persona era molto ironica, spiritosa, tagliente. Ed era insomma molto anche, diciamo così, gruppo 63, eccoci, ancora. E lui aveva individuato però la sua funzione, era questa la cosa interessante, aveva individuato il termine del suo lavoro nella funzione dell'endecasillabo. L'endecasillabo, se voi conoscete l'opera poetica di Sanguinetti, è tutto un po', insomma, è tutto un po' strapazzato, è tutto un po' stracciato, è tutto un po'. È tutta una parentesi. I punti grammaticali sono una pazzia, eccoci, però, insomma, molto bello, ecco, tutto questo. E lui, l'endecasillabo che non gli e soprattutto la terzina incatenata. Sanguinetti non è come se diceva, ce l'aveva con il ron ron della terzina incatenata. Ron ron che dipendeva dal fatto che la rima, ripetendosi dopo una serie di volte, ingenerava, secondo lui, una specie di ascolto in cui non si percepiva più l'intensità, la densità, direi, della parola dantesca. E allora cosa fece? Ci furono varie proposte. Una riuscì a farla, una, insomma, fu per me che venivo pure dall'avanguardia, quella, io sono uno storico dell'arte, però venivo dall'avanguardia proprio anche quella artistica. I miei amici erano Alighiero Boetti, che so, Mario Schifano e Giulio Paolini. Ecco, erano... La mia attività artistica si esprimeva attraverso anche questo. Ecco, e con Sanguinetti, che insomma, con questa sua, mi propose di togliere alcuni membri dell'endecasillabo. La bocca mi baciò tutto tremante. Questo è l'esempio classico che vi posso fare. E lui mi propose di togliere il tutto. Togliere il tutto, come insomma, togliere il tutto. E la bocca mi baciò tremante. No. Professore, ma forse, ma non sembrerà che Dante, che l'attore si sia sbagliato o che Dante fosse ubriaco quando ha messo a scrivere questa roba? No, ma vedrà, funziona, perché tutto il pubblico sa a memoria i versi. Sì, in effetti il pubblico sa a memoria i versi. Quindi la bocca mi baciò, il pubblico attende il tutto, niente tutto. Tremante, allora il pubblico c'ha un cortocircuito e dice: beh, accidenti, cioè, è successo qualcosa. Sconvolgere le attese, insomma, stravolgere un po' le sì, però Dante ubriaco che al momento dice no, gli avverbi no, via, tutta questa. E questo non si fece, mentre lui è riuscito a fare delle cose molto...
cioè ha fatto sempre contro il tema della terzina incatenata, ha redatto dei versi come a rima baciata. Lui diceva in questo modo, mi diceva, almeno è come se si fosse nel Corrierino dei Piccoli, che abbiamo, e lui diceva, abbiamo letto tutto, sì, come se fosse il signor Bonaventura. Molto gruppo 63, eccoci tutta questa cosa. Noi abbiamo dei video che non sono di perfetta qualità, però ci permettono di apprezzare e di capire anche che cosa è venuto fuori da tutto questo lavoro. E io adesso partirei con il primo video, che è di pochi minuti, che riguarda proprio l'inferno. È l'inizio, mi sembra che sia proprio l'incipit, anche se non si individua proprio come incipit, è tutta una cosa molto meta. E poi c'è un brano dell'Ulisse, vedrete che razza di Ulisse viene fuori. Partirei con questo video. Inferno. Pista vuota sul fondo, coperta di sabbia. Un circo attrezzato nei modi consueti, con le tre fiere impagnate, gigantesche. Le pareti sono provviste di scale a chiocciola, variamente intrecciate e incrociate, cui si accede da vani interni, chiuse da saracinesche, da cui potranno apparire i personaggi. Due imbonitori o clowns irrompono in pista a bandire lo spettacolo. Parlano con grandi gesti, molto velocemente, talvolta rubandosi la battuta, interrompendosi, sovrapponendo le voci tra quanto dicono e la recitazione, da comici di circo, vi deve essere piena dissociazione. Dissociazione? Dissociazione. Dissociazione. Anche gli abiti, i volti colorati vivacemente devono corrispondere a una situazione circense. Siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sole? Del mondo senza gente. Considerate la vostra sedenza. Infatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Li miei compagni fecio sia acuti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. Eccoci qua. Insomma, sì, l'ultima, diciamo, il testo dell'Ulisse era quello dantesco, ma l'immagine è un'immagine totalmente inaspettata, no? Di questo, sì, antieroe, sì. Un po' straccione. Parlavamo prima del coraggio che ci vuole per fare un'impresa del genere, ma il coraggio è stato anche di scegliere tre poeti che sono completamente diversi tra di loro. Da una parte, appunto, il grande poeta, insomma, teorico, e non solo teorico, critico, eccetera, della neoavanguardia, come Sanguinetti, dall'altra parte invece un
poeta che sta veramente dalla parte opposta rispetto a Sanguinetti, che è Mario Luzzi, forse il più affine, diciamo, ai gusti di allora e anche di oggi, immagino, di Federico Tiezzi. C'è un sottotitolo di questo Purgatorio che è un verso stupendo di Mario Luzzi. La notte, com'è la notte? Lava la mente. Lava la mente. Poco la notte, dopo si è qui. Lava la mente, che fotografa esattamente il senso del Purgatorio, dove c'è questa sorta di sanatorio, no? Dove tutto viene risanato, ripulito, purgato. E questa seconda cantica, attraverso Luzzi, si gioca tutta attraverso i dialoghi, o in buona parte attraverso i dialoghi. Questa scelta come è venuta fuori? Dunque, con Luzzi, Luzzi era venuto a vedere un mio spettacolo anni prima e io mi incontro con lui, parliamo e ci sono dei motivi che ci uniscono, prima di tutti, prima fra tutti la provenienza. Luzzi, se i miei genitori vengono da Pienza, Luzzi andava in vacanza a Pienza. Questo fatto che io ripeta continuamente certi luoghi toscani è per indurre chi mi ascolta a capire che per me, in questo caso Luzzi, la lingua era una lingua unificante, che ci univa, era una specie di terra natale comune, era una, nel mio caso, era addirittura, ma anche nel suo, la lingua materna. Questo è un punto che alle volte, come dire, non si pensa su Dante. Dante costruisce la nostra visione del mondo attraverso le parole che ci dice, almeno che in toscana dicono le mamme ai loro figlioli. Mario Luzzi, come mai mi rivolgo a lui, e che è anche un po' il motivo per il quale mi rivolgo a Sanguinetti, perché loro sapevano di teatro, cioè sapevano rendere il teatro un fatto teatrale. Viene in mente la parola, rispettavano le esigenze del regista. Non era proprio così. Si rendevano conto che uno spettacolo doveva avere una determinata durata, che doveva avere internamente delle sorprese. Luzzi, del resto, aveva fatto Rosales per Albertazzi, il libro di Pazzia. Era non uno sperimentatore della drammaturgia, ma aveva un'idea della drammaturgia molto forte, molto netta, molto, molto più precisa, insomma, di molti altri poeti che ho conosciuto. Lui continuava a dirmi: hai notato quante interrogative ci sono nel Purgatorio? E in effetti è tutta sta gente che si chiede. Dante e Virgilio chiedono alle anime: ma da che parte si passa? Qual è la strada, tra parentesi direi, della salvezza? E le anime indicano. Bisogna sempre andare sempre più in alto, sempre più in alto. E del resto le anime chiedono a Dante, vedendo che ha lo scandalo massimo, e cioè un corpo che dà ombra, e quindi uno che viene dalla terra, gli chiedono: ma tu... puoi dire a chi è rimasto giù di pregare per me affinché la mia permanenza dentro questa clinica dell'anima diminuisca e io possa correre in maniera più veloce in paradiso? Ecco, Luzzi disse: il dialogo diventa il nostro terreno di teatro. E così fu. E il suo testo è il più ortogonale. All'interno ci sono delle parti a scandire le tre parti della cantica, Antipurgatorio, Montagna del Purgatorio e Paradiso Terrestre. Lui scrive due poemi originali e un poema, La notte lava la mente, una poesia, La notte lava la mente,
che lui inserisce proprio all'inizio di tutto il testo. Poi da un taglio netto, sicuro, io mi ricordo che me ne parlava. E allora, erano poeti, artisti, amici, e sembrava di stare tra Gadda, la Cristina Campo, Bilenchi, Montale e il barone, no, il Marchese de Villanueva, ecco, tutta quella gente che frequentava negli anni 40 le Giubbe Rosse o Pascoschi a Firenze. Quindi si parlava di artisti, ma era immediatamente, ti veniva in mente quell'altro mondo, il mondo che Luzzi stessa aveva frequentato. Le Giubbe Rosse. Le Giubbe Rosse, quelle, tant'è che a un certo punto, nei canti prima del Paradiso Terrestre, ci sono una quantità di poeti in scena, c'è Dante, Virgilio, Stazio, Bonaggiunta Orbicciani, Forese, Guido Guinizelli, Arnaud Daniel, che interpretavo io per di più allora, e c'è un poema di Luzzi. E che lo prendevo, insomma, diciamo, scherzando, gli dicevo, beh, ti sei inserito in un... Ah no, c'è anche Stazio. Quindi, certo. Gli dicevo, beh, ti sei inserito all'interno, come dire, di una... Insomma, e lui, insomma, ci scherzava su questa cosa, ma io credo che fosse, come dire, una piccola nota, un piccolo divertimento che il grande, grandissimo poeta aveva fatto. Allora... si arrivò nel Purgatorio, c'è un canto essenziale che è il quinto, si parla di Toscana, si parla di Toscana e dintorni. C'è Buonconte da Montefeltro che muore a Campaldino e muore in Arno. No, muore sull'Archiano, ma poi viene trasportato in Arno. Ma a voi questi nomi non dicono nulla. In me invece sono dei precisi luoghi geografici. Io so cosa so, com'è la confluenza dell'Archiano sull'Arno. Forse non conta niente il primo attore della compagnia, cioè Sandro Lombardi, che viene dal Casentino, sa perfettamente la densità storica di questi nomi. Al liceo, la prima cosa che, andando in Casentino, sono stato portato a vedere è stato Campaldino. Non so se ad una persona del nord tutti questi nomi hanno la stessa risonanza. Per noi hanno una risonanza. E allora, anche per Luzzi, il quinto canto, in cui arriva la Pia, che triplico, perché basta con questa assenza di donne dappertutto alla Divina Commedia. Nella Divina Commedia non ci sono donne. Pensateci un momento. Ora, nell'Inferno... L'Inferno non mi viene in mente, no? Mi sembra che non ci siano donne. Francesca. Francesca, come vedete, sono un somaro. Nel purgatorio c'è giusto... c'è Pia. Pia. No, quella del Paradiso. Piccardo Paradiso. C'è Matilda. Pia. Matilda. Aspetta, c'è Pia. Vado in ordine. Pia, Sapia Senese. Matelda, a un certo punto appare anche Lia, ma è secondaria, fino a che si arriva, cioè Matelda naturalmente, a Beatrice. Però si dimentica che l'inizio del viaggio è voluto da un complotto di donne, che ha una base, cioè Beatrice, da quell'altra parte c'è la Madonna, in questo tragitto completamente al femminile, si attua l'attacco della salvezza di Dante, e tutte queste donne gli stanno intorno e lo proteggono e lo guidano poi fino al paradiso e alla Candida Rosa. Allora, con Luzzi questi erano i discorsi. Il divertimento di parlare con Luzzi era questo, perché poi svagava e si cominciava a parlare di Cristina Campo, e svagava e si cominciava a parlare di Montale. Io gli chiedevo se Montale avesse veramente tradotto l'Amleto, e lui diceva sì, ma il mare al forte veniva, ma no, con, non l'ha tradotto. Veniva col... No, come? Non l'ha tradotto, di certo. Eccoci, lui. Vedi, invece Luzzi diceva... Rodo Canacchi.
Eccoci, sì, sì, quello che si dice. No, ma il tema è interessante anche perché appunto gioca a contrasto rispetto a Sanguinetti. Sanguinetti è l'interpolazione, lo stravolgimento, invece Luzzi è rispettosissimo del testo, sì, del testo dantesco. Lo stesso Giudici, poi lo vedremo, è una composizione di citazioni un po', no? Il suo paradiso. Sì. No? C'è Eliot, c'è Pound, c'è di tutto. E invece Luzzi è proprio la pulizia, il rispetto totale. C'è anche una religione di Luzzi sentita per la poesia, un rispetto, una fedeltà, una fiducia totale nella parola, cosa che non c'è nella lingua materna. Io mi permetto questa cosa che sembra che faccia la psicanalisi a Luzzi o a me. Però vi assicuro che c'era questa idea di una lingua, di una terra, la lingua come terra natale, che per di più è un'idea di Heidegger e non mia, ma l'arte come... la terra natale non è il pianeta Terra, no, è quel luogo in cui l'artista o l'essere umano trova il suo ubicon system, eccoci. In cui comincia, da quel punto comincia ad abitare il mondo. Ecco, io quando penso a Luzzi, penso a questo suo modo. Le battute erano giuste, gli attori erano più contenti, insomma, erano più contenti che non recitare Sanguinetti. A parte Lombardi che non si spostava, eccoci, potevamo dargli anche lui l'avrebbe reso alta poesia, però sicuramente con Luzzi è stato mio attore, io ho un numero di attori, eccoci, di questo tipo, e un altro è stato Luciano Bellosi, lo storico dell'arte. E Luzzi ha recitato nelle rappresentazioni di Prato con una voce flebile, però era lui. Ma è una voce stupenda, Luzzi. Sì, era lui. Adesso vediamo questo filmato che è un po' più lungo, dove si parte dall'inizio, Dolce Color d'Oriental Zaffiro, poi si arriva a uno spazio invece tutto cantato, forse dopo ci spiegherai esattamente che cos'è. C'è il girone dei superbi, quindi siamo nell'undicesimo, se non mi sbaglio, e si arriva alla fine con Matelda. Partiamo con il filmato. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che usci fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi e il petto. Esiste il tempo? Esiste il tempo? Sì, ed esiste il travaglio. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. La notte lava la mente.
Salite la montagna! Senza la qual per questo deserto avrei trovato più di gir s'affanna. E come noi, lo mal che aven sofferto, perdoniamo a ciascuno. E tu perdona, benigno, a non guardar lo nostro merto. Come anima gentile, che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto che è per segno fuor di schiusa, poi che da essa preso fui, la bella donna mossesi. S'avessi, spettator, più lungo spazio da scrivere, io pur canterei in parte lo dolce bene che mai non m'avria sazio. Ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir l'offrem dell'arte. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Scusa, posso specificare? Prego, due sì, cose? Certo. Ecco, avete visto un pezzetto del Purgatorio di allora dal quale ho fatto togliere tutte le, insomma, la recitazione, e sono, perché poi vedremo un pezzetto del Purgatorio di adesso in cui gli attori recitano, eccetera. Luzzi fa una cosa essenziale, divide la figura di Dante in due parti, l'auctor e il viator. Il viator è colui che compie il tragitto, è colui che cammina, è colui che commenta, è colui che dice ai serva Italia di dolore, ostello, eccetera. È quello che scrive e lo segna anche graficamente, rimane la terzina. La terzina separata, no? Una terzina, spazio, una terzina, eccetera. Poi a questo autor dà il nome di poema. Cioè, e poi c'è Dante. Dante come viator. Il viator è colui che compie il tragitto, colui che cammina, colui che si inoltra per il suo monte verità, ecco, che scala la sua montagna. Questo Luzzi ci teneva particolarmente che io sottolineassi registicamente la differenza di queste due parti, e così ho fatto sia allora che adesso. Sono due attori
che interpretano uno Lombardi la parte di Dante e poi Francesca Ciocchetti la parte di poema. Che è una lettura di Contini, no? Che la, sì, esattamente. Dividere il viator dall'auctor. Sì. Sì. La notte lava la mente, ma c'è questo anche quest'altro. Esiste il tempo. Ecco, qui... Eccoci là. Ecco, che era la seconda cosa che... Sì, giusto. Perché esiste il tempo è una... Nessuno di noi, molto spesso leggendo Dante, nel Purgatorio non si intuisce l'esistenza del tempo. Il tempo esiste, come dice Luzzi all'inizio. È una frase che ha inserito lui. Esiste il tempo, sì, esiste il tempo, esiste anche la sofferenza, il travaglio, che è quello di un parto per essere nuovi. Il Purgatorio sarà destinato a scomparire. Nel Purgatorio Dante dorme. Ci sono i giorni, ci sono le notti, sogna, ha tre sogni che scandiscono la sua permanenza all'interno della montagna, di questo sanatorio, ecco che nella mia mente è il paradiso, è il purgatorio. Un sanatorio all'interno del quale una specie di casa di correzione della propria identità passata, ecco, è questo. Anche una specie di montagna magica di Thomas Mann, no? C'è anche quello. Sì, tant'è che alle volte, insomma, scherzosamente, ho detto che la Claudia Chauchat di Thomas Mann, che incontra in Castor Albergov, era proprio Beatrice. Esistono degli studi. In questo senso. Dico giusto? Io mi rivolgo a un'amica, la Rallasia, che mi ha scartavetrato per mesi su Edoardo Sanguinetti, essendo una studiosa in questo senso. E c'è il fatto che abbiamo immaginato, Luzzi mi diceva, come un sanatorio al Polo Nord, vai! E io mi buttavo a capofitto su questa definizione e mi divertivo e dovevo tradurlo scenicamente. E vi assicuro che è meraviglioso tradurre un'immagine che un poeta come lui aveva in un fatto teatrale. Ecco, nello spettacolo che è allo Strehler da martedì prossimo, è più evidente questa idea del sanatorio, questa idea di una montagna magica, di una montagna che trattiene nell'ambito del suo incantesimo tutte queste anime che devono purificarsi, che vengono rieducate. Come vengono rieducate? Attraverso il canto. Tutti cantano in Purgatorio. Attraverso il teatro. Pensate a quella scenetta del canto nono, quando Dante viene portato nella Valletta dei Principi da Sordello. Nella Valletta dei Principi trova i quali assistono a un vero e proprio spettacolo di teatro. Due angeli scendono, c'è una biscia che è il male, cioè, che viene cacciata da questi due angeli. E ogni sera ci sono tutti questi principi che di spalle guardano a questo evento. Quindi la rieducazione in questo campo, in questo sanatorio rieducativo, in questo ospedale dello spirito, avviene attraverso il canto, la poesia, la musica e il teatro. E insomma, era divertente, ecco, lavorare, quando dico divertente voglio dire che è appassionante fuori misura, ecco, poter lavorare su questi temi. Il dialogo è interessante perché appunto c'è, come dici tu, un dato autobiografico in questi tre
In questi tre poeti sì. che leggo, e per Luzzi il dialogo è sì. veramente fondante. E veniamo a Giudici. Sì. Giudici, il paradiso, lui lo chiama satura drammatica. E qui siamo ancora una volta su un versante completamente diverso rispetto a quello di Luzzi. D'altra parte Giudici è un poeta completamente diverso, un poeta colloquiale, un poeta che ha avuto tutta l'esperienza di Ivrea, dell'Olivetti, insomma un poeta trattino impiegato, ama tantissimo Kafka, che inserisce dentro. Come personaggio. Come personaggio. E quindi è un altro, totalmente un altro punto di vista, forse a te meno affine, diciamo così, ma c'era un'idea precedente che aveva preceduto, sì, allora, possiamo dirlo. L'idea precedente è quella di Andrea Zanzotto. Io incontro con Laura Betti, che era una grande attrice di Pierpaolo Pasolini, amica, e incontro questo poeta veneto magnifico, che è Andrea Zanzotto, con Luzzi, che voleva, che si batteva strenuamente affinché Zanzotto fosse il terzo di questo triumvirato che avevo stabilito. E Zanzotto insomma aveva delle idee, una di queste, perché allora intanto pensate alla poesia di Zanzotto, che è una poesia, diciamo così, un po' psicanalitica, no? Che ha a che fare anche con dei termini, che hanno a che fare di più con la psicanalisi. E quindi mi tornava in questa progressione di questa specie di sogno che Dante ha, che viene raccontato agli uditori, e questo sogno da esaminare quasi con gli strumenti di Freud. Ecco, Zanzotto si inseriva perfettamente. Solo che Zanzotto ci incontri, secondo lui Dante il paradiso era frutto di droghe. E questa cosa naturalmente mi divertiva, mi piaceva molto pensarlo e scherzarci sopra, perché nel Purgatorio viene strappato un giunco nel primo e nel secondo canto, viene strappato un giunco dalla spiaggia dell'antipurgatorio che purifica Dante dal buio, ecco, dalla notte dell'inferno. Secondo Zanzotto, questo giunco invece erano degli allucinogeni che Dante aveva preso e che gli provocano le visioni del paradiso. L'idea, per quanto assurda, è molto poetica e per me bellissima pensare a un Dante profeta. Del resto, Contini dice che la parola del paradiso è la parola sperimentale, è una parola più sperimentale della Divina Commedia. Per me è una parola veggente addirittura. Quindi mi rientra. Poi, insomma, non riuscimmo a collaborare per questo. E allora lo chiesi a Giovanni Raboni. Giovanni Raboni, cioè uno dei massimi poeti della seconda metà del Novecento. Eccoci, Giovanni Raboni. Giovanni Raboni seguiva una mia idea che esprimo a tutti e tre i poeti, cioè, che era quella di fare del paradiso una specie di tempo ritrovato e di pensare al paradiso come all'ultimo atto di una recherche del tempo perduto, come se Dante fosse un Proust del 300. Vi assicuro che Raboni, come dire... Raboni è tradotto anche. Sì, capiva molto bene ecco, questo fatto. E peccato che, insomma, per una serie di motivi anche lui non poté farlo. Fu lui a lui e Luigi Baldacci, il critico letterario, a indirizzarmi verso Giovanni Giudici, che io conoscevo poco. Tutti conosciamo la vita in versi di Giovanni Giudici, è chiaro, questo abbassamento al colloquio, diciamo, insomma, lavorammo insieme, lavorammo molto bene, a bocca di magra,
dove lui andava in vacanza. E lui cominciò a pensare, inserì dei personaggi, tra cui Kafka, gioca tutto sul piano della letteratura e fa diventare questa sua drammaturgia, questo suo testo, ancora più degli altri due, un testo critico sul paradiso. Inserisce Pound, ma Pound l'aveva già inserito Sanguinetti in maniera grandiosa, i canti dell'usura di Pound inserisce in inglese. Inserisce Kafka appunto come personaggio, inserisce un petulante letterato moderno che si mette a discutere con insomma, inserisce il Tiresia di Eliot, inserisce riscrive dei pezzetti anche lui e finisce tutta la sua drammaturgia con le parole che la Sibilla pronuncia nel Satiricon di Petronio, Apotanei Telo, vorrei solo morire, che è un colpo di genio, ma anche in quel caso non ho rispettato la scrittura del poeta perché non funzionava, ecco, perché poi il palcoscenico, gli attori, non sono le scelte ideologiche, è quello che sul palcoscenico funziona o non funziona, quella fine in quel modo. D'altra parte, scusami, Giudici era quello dei tre che non aveva nessun tipo di esperienza drammaturgica, quindi si è trovato in difficoltà, c'è una postfazione. Qui sono stati pubblicati queste drammaturgie da Costa e Nolan, allora io ho portato questo di Giudici che credo risalga al 90 e c'è una bellissima postfazione, c'è una prefazione di Franco Brioschi qui, anche questa molto bella. Poi c'è una postfazione di Giudici seguita da un testo, anche quello molto bello, Non è Captatio Benevolenzi, di Federico Tiezzi. E Giudici lì dice, ma insomma io ho accettato perché non riesco mai a dire di no, insomma, in qualche modo. E, era simpaticissimo e aveva un'ironia straordinaria. E ho saputo da Ossola che uno dei motivi per il quale Giudici accettò con entusiasmo è la possibilità di usare come sottotitolo quel verso di Dante di Cunizza, perché mi vinse il lume desta stella, che è la stella di Venere, che è l'amore, eccetera. E Luzzi, che per di più ogni volta che era presente veniva a prendere gli applausi. Io non ho mai visto, cioè, era come mentre, non so, Giudici, Sanguinetti, poi erano molto schivi, ecco, così. Luzzi, insomma, giocava, ecco, con il teatro e si divertiva e venne a prendere ogni replica che fu fatta della sua drammaturgia, venne a prendere gli applausi. Però sai qual è la cosa? Sapete qual è la cosa interessante di questi tre poeti? Che hanno spostato l'idea della drammaturgia. Noi siamo vittime di un'idea drammaturgica, degli anni 50, in cui il rapporto fra spettatore e palcoscenico c'è una relazione. Incentrata sul naturalismo e sulla psicologia. Qui no, qui abbiamo dei poeti che si buttano, tutti e tre conoscitori a fondo dell'opera dantesca, che si buttano su quella materia e giocano letteralmente a renderla materia per il teatro. Non perché scelgo la Divina Commedia, perché ci sono dei personaggi a tutto tondo, perché ci sono delle descrizioni di ambiente in cui Dante segna addirittura la luce. Pensate all'inferno, i colori che ci sono delle luci nell'inferno, o le albe, i tramonti del purgatorio, o la luce massima che esiste all'interno del paradiso. Ci sono proprio delle indicazioni luminose, o almeno, evidentemente, per un regista, ecco. Ma ci sono come delle indicazioni quasi, ci sono delle indicazioni di azione.
nel purgatorio continuamente il fatto che ci siano delle domande, il fatto di non riuscire ad abbracciarsi, cioè, insomma, c'è tutto quello che un regista e un gruppo d'attori possono sognare per fare uno spettacolo. E i tre poeti sono stati come trascinati, ecco, da questa passione, nonostante gli cambiassi le carte in tavola. Una volta mi disse Luzzi, spazientito, mi disse: va bene, gli sbagli sono tutti miei, tutte le cose giuste sono le tue. Ma spazientito in maniera quasi, insomma, a quel punto uno dice: beh sì, ma in fondo sì, perché io del teatro conosco, ma Luzzi era dei tre poeti, io credo, il poeta più spiritoso e più... e che parlava in qualche modo la stessa lingua che parlavo io. Non è una roba, una toscanità, ecco, a tutti i costi, ma c'è del resto, come sappiamo, e come dice Pasolini nelle sue grandi interviste, a un certo momento il toscano diventa il dialetto predominante. A proposito di Pasolini, tu hai preso da Pasolini un'idea di... Lui parlava di cinema di prosa, cinema di poesia, e tu hai mutuato tutto questo nel teatro di poesia. Sei il regista in Italia, proprio quasi tradizionalmente, che ama di più la poesia, o che comunque ha dedicato molto della sua vita artistica ai poeti, alla poesia, alla parola poetica. Questo come lo spieghi? Lo spiego perché inserisce sul palcoscenico la poesia, una lingua inattuale. Non si parla mica in quel modo, nel mondo, nella vita, come parlano quelli di, non so, quelli che traducono i testi americani degli anni 50, oppure certi gli scrittori, i drammaturghi che conosciamo. La poesia obbliga intanto l'attore ad una misura. Il teatro senza misura non esiste. Il teatro ha bisogno, le improvvisazioni, tutte queste cose. Si può fare tutto in teatro ed è legittimo tutto. Ma c'è un momento in cui l'equilibrio oraziano dell'insieme deve tornare, altrimenti è chiuso. Se in questo equilibrio inserisci un elemento contrastante, che è la lingua poetica, pensate a esprimersi poeticamente. Se io vi potessi parlare, mi venire in tersine incatenate, ma non capisco. No, allora c'è uno sforzo per attingere a qualcosa di più forte, di più profondo, ecco, che non... E non è noioso. Il teatro si fa perché non sia noioso, per cui bisogna inventare nella recitazione delle sorprese. E in Dante di sorprese se ne possono inventare a ogni piezo spinto. Andiamo al video del Paradiso. Sì. Abbiamo Piccarda e abbiamo poi la chiusa Vergine Madre, San Bernardo. Sì, va bene. Oppure no? No, perché prima mi sono trovato senza microfono, perché potevo spiegarvi, ecco, se mi lasciate il microfono, posso spiegare anche vedendo certe piccole cose. Sì, perché prima c'era quello spazio sonoro di canto che avrebbe ammesso un mio intervento, solamente che non mi sono ricordato di dirlo. Perché era quello spazio sonoro in cui arrivano tutte queste persone, è che allora con Luzzi avevamo pensato che tutte queste anime che arrivano dalla foce del Tevere fossero dei migranti. Pensate, profughi. Eccoci, che è la parola giusta. Poi, 30 anni fa erano proprio dei profughi in cerca e arrivavano con le loro povere cose. Con le loro povere cose si mettevano in questa sala d'aspetto di questa... stazione, sembrava di stare sulla strada maestra di Chekhov, ricordo che ci avevo pensato, per cui ognuno aveva delle, così come, vabbè, quest'anno lo vedrete lo dopo vedremo, e lo vedrete allo Strehler, ecco. Allora il video Paradiso.
ben creato spirito, che avrai di vita eterna la dolcezza, senti, che non gustata non si intende mai. Grazioso mi fia se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte. La nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. I fui nel mondo vergine e sorella, uomini poi a mal più che a bene usi, fuor mi rapiron della dolce chiostra, di Dio si sa qual poi mia vita fusi. E se la mente tua ben sé riguarda, non mi ticelerà l'esser più bella, ma riconoscerai chi son Piccarda, che posta qui con questi altri beati, beata son in la spera più tarda. E questa sorte che par giuco tanto, però ne è data, perché fuor negletti i nostri voti e voti in alcun canto. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate e giuso intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali, la tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietade, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontade. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute, ed io che mai per mio veder non arsi più chi fa per lo suo tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. E ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. E lì concludeva Dante. Allora, questo giudici, avete visto in inizio Piccarda? Piccarda l'ho inserito perché per un motivo. C'è una stanza che vedete e con Giudici il problema era come si fanno questi beati. Insomma, fare un beato, ditemi come si fa un beato. Un dannato è facile, un dannato è
è più semplice, no? E poi ci riferiamo a noi stessi. No, un beato in cui, pensate un momento, fine beatitudine mai, è quasi una condanna. Allora Giudici capiva questo motivo, capiva meno il motivo prustiano, francamente, però il motivo di come si fa a fare un beato, al punto che decidemmo di fare, facemmo tutto un discorso, che è questo. Se noi se non riusciamo a descrivere i beati, possiamo però descrivere Dante, cioè Proust, che nel suo lettuccio al Museo Carnavalet oppure in Boulevard Haussmann a Parigi, scrive le sue impressioni di tutta questa gente che gli ritorna in mente. Ecco, più o meno questa è stata la falsariga sulla quale ci siamo, insomma, sulla quale abbiamo lavorato. E lì avevo ricostruito una stanza in cui c'era un lettuccio, in cui c'era un tavolo, come davvero uno che si mette a ricordare. Mentre ricorda, ecco che improvvisamente gli riappare questa sfilata di persone e soprattutto di impressioni che lui ha avuto incontrando queste persone. Incontrando queste anime beate, improvvisamente tutto acquistava un termine concreto. Gli attori capivano, io stesso capivo cosa avrei dovuto fare. Un altro problema fu il movimento. E allora per il movimento mi sono riferito all'euritmia steineriana e alle ricerche che Rudolf von Laban, che era un danzatore ungherese, fa ad Ascona. Sono dei movimenti, Rudolf Steiner anche lui a un certo punto si trova ad Ascona, dove stanno? Monte Verità. Al Monte Verità, ecco, e dove la moglie, Maria von Sievers di Steiner, era un'attrice teatrale e crea una serie di posizioni per il corpo e... In cosa consiste l'euritmia? Voi siete milanesi, dove ci sono, credo ci sia ancora una scuola Waldorf, per cui insomma diventa... Ecco, cosa consiste? L'euritmia sono delle lettere, questa è là, che è la prima la lettera che fa San Bernardo alla fine della preghiera alla Vergine. E attraverso queste lettere, di cui Steiner dà una precisa, che segna precisamente, si trascrive nello spazio, attraverso il corpo, ciò che esiste nel tempo, e cioè la poesia, e cioè la musica. Ecco, io mi sono riferito a questo, mi sono riferito agli esperimenti che Rudolf von Laban fa ad Ascona, con i danzatori che danzano in posizioni, guardate, sono foto memorabili, la Wigman, c'è anche la Wigman ad Ascona, quindi c'è tutta la danza espressionista. E io mi sono riferito a quel modo di muoversi per tutte le anime dei beati che avevano delle posizioni statiche e poi si muovevano secondo dei gesti euritmici. L'euritmia, ahimè, adesso è, come sapete, in declino, rimane ormai l'archeologia di se stessa ed è un peccato. Facciamo partire il video invece questa volta del nuovo purgatorio, quello che... Chi vorrà potrà andare a vedere allo trailer. Oh, tu chi donami sta pedra sculpida da scuffere tu.
Beatrice e te. Questo muro, gli occhi suoi già veder parmi. Già di cercar dentro ed intorno la divina foresta, spessa e viva, che gli occhi temperava il nuovo giorno. Dante, guardaci ben, ben son. Beatrice. Che là deriva. Menalo adesso. E come tu se usa la tramortita sua virtù. Ravviva! Io ritornai dalla santissima onda rifatto, sì, lo racconta come piante novelle. Come vedete. Rinovellate, di novella fronda. Puro. E disposto a salire alle stelle. Ecco, avete visto, questa è l'ultima cosa, avete visto che tutto questo sogno finisce sul lettino dello psicanalista. È come la seconda parte, ve lo ricordate il Freud che ho fatto? Sì. Il Freud che ho fatto allo Strehler. Quello di Massin. Anni fa, quello di Stefano Massin. E questa è la seconda parte. Ecco, l'ho pensato questo Dante come una seconda parte. Comunque grazie. Grazie, grazie. Vi ricordo che naturalmente la nostra serie di lezioni sulla poesia andrà avanti. Abbiamo un appuntamento il 5 aprile su Lee Masters e l'antologia di Spoon River. Credo un bel appuntamento. Grazie, buonasera.